Buonasera a tutti voi, sono Gianni Colacione, benvenuti su Libri.tv. Oggi è la serata di trasmissioni dell'8 novembre 2013 e cominciamo appunto come di consueto con la virgola. Virgola oggi dedicata a un'attività importante che ha svolto Libri.tv. La settimana scorsa Libri.tv, a cavallo nel weekend, a cavallo ottobre-novembre, ha seguito il congresso di radicali italiani che si è tenuto a Chianciano. La mobilitazione per questa TV è stata notevole. Presenti all'evento siamo stati in tre: io, Donato, il segretario dell'associazione e regista, nonché webmaster, Riccardo Cristiano, presidente e tesoriere. Per le forze di Libri TV è stato un coinvolgimento pieno. Infatti, non abbiamo potuto realizzare la consueta serata di trasmissioni del venerdì sera, 1 novembre. Ovviamente ringrazio tutti e ringrazio anche magari voi che vedrete poi le interviste che abbiamo realizzato. Per la cronaca del congresso, gli interventi, le commissioni, chiaramente vi rimando a Radio Radicale che lo ha ripreso tutto come sempre facendo un ottimo lavoro. Libri TV ha svolto, spero, degnamente un servizio di approfondimento attraverso le consuete interviste, mai come in questo caso, penso opportunamente definibili spazi di parola ai vari congressisti, interviste ai vari congressisti, militanti, dirigenti presenti che si sono concessi, che hanno concesso queste interviste. Quindi oggi rapidamente vorrei condividere con voi che ci seguite qualche commento sull'evento da umile cronista, come direbbe altro stimatissimo cronista, citando alcuni passaggi che ritengo importanti. Il congresso dei radicali italiani è arrivato, nella sua data consueta, al culmine di un periodo abbastanza lungo di critiche interne nell'area, radicale e soprattutto da parte di Marco Pannella alla dirigenza uscente di Mario Staderini, Michele De Lucia e Silvio Viale. Peraltro, dopo appunto tutta, l'impresa della raccolta firme per i referendum, per i 12 referendum radicali, per i quali stiamo attendendo poi l'esito del conteggio, in pratica del controllo delle firme da parte della Corte di Cassazione. Quindi già solo per questo era facilmente prevedibile una certa tensione che in effetti c'è stata e si è palesata. Qualche ora prima, quella che poi si sarebbe definita, autodefinita, una squadra, ha firmato un documento lettera inviato all'indirizzo radicale. Non saprei definirlo più precisamente, anche perché addirittura è arrivata anche a me, con intestazione del Partito Radicale Non Violento, Transpartito, Transnazionale, Transnazionale, Transpartito, in cui il gruppo dei firmatari, 34, poneva un appello alla partecipazione finalizzato al sostegno della candidatura di Rita Bernardini alla segreteria di Radicali Italiani, in alternativa a quella di Mario Staderini, più anche un altro gruppo, cioè un altro diciamo, numero di nomi, un gruppo di nomi possibili per le altre cariche statutarie. Questa lettera è stata fonte di perplessità, giustamente a mio parere, e anche di critica, in quanto ha mostrato come di fatto il PRNTT sia stato usato come corrente di radicali italiani, espressione calzante coniata dall'amico e compagno Dario Bollini. Diciamo una cosa legittima, ma perlomeno un calo di stile, una prassi che spesso si critica e si è criticata ad altri partiti. E fin qui le premesse. Poi il dibattito è cominciato con delle, a mio parere, eccessive polemiche su un ordine dei lavori votato in congresso in apertura, che prevedeva il lavoro delle commissioni anteposto alle relazioni di segretario e tesoriere. In realtà già in passato è accaduto che le relazioni non fossero diciamo, in apertura del congresso. Comunque sia, la cosa è stata molto criticata da eminenti firmatari della lettera di qui sopra, che hanno affermato che le relazioni in apertura di congresso sarebbero state necessarie per i lavori delle commissioni tematiche. Io non ritengo che sia necessariamente vero questo, e comunque l'ordine dei lavori è stato sottoposto al congresso da esso votato. Marco Pannella, presente nel sito congressuale, ha seguito sicuramente i lavori, ma non è mai intervenuto nel dibattito congressuale, salvo qualche parola in chiusura. Il 2 novembre, con una certa sorpresa, fuori dall'aula congressuale, dalla sala congressuale, a mio parere, appunto, con studio di una location non casuale, durante la pausa pranzo e durante una direzione di Radicali Italiani, è stata organizzata una conferenza stampa
nella quale appunto Marco, affiancato da alcuni dei firmatari della lettera di cui ho già detto, ha fatto dei commenti molto negativi sull'andamento del congresso fino a definirlo il nulla. Forse interno, l'intento era una valutazione, seppur negativa, di tenore meramente politico, ma a me è sembrato che la durezza delle considerazioni, sommata all'intervento delegittimante del congresso definito il nulla, la localizzazione appunto simbolicamente extracongressuale e la spietata e pretestuosa critica della dirigenza uscente, alla fine abbiano dato all'evento, appunto a questa conferenza stampa, un connotato di vero e proprio fatto. Peraltro volevo dirvi che Libre TV è stata presente a questo evento, lo pubblicheremo, ovviamente è stata presente anche Radio Radicale e anche altre testate, è stata presente a questo evento, come Marco Pannella ha più volte specificato, tutto quanto questo evento, la possibilità di fare domande, addirittura anche le sedie, era diciamo una cosa riservata solo ai giornalisti. Io non lo sono e per evitare polemiche non ho fatto domande. Certo, sarebbe da chiedere come oggi si identifica un giornalista. Ci vuole una testata con tiratura plebiscitaria, una tessera dell'ordine, quella che per esempio non aveva Antonio Russo, ovviamente senza paragonarmi e manco sognare di farlo. Tutti i giornalisti freelance a lui, me compreso, che sono ancora un apprendista giornalista freelance, oppure occorre una busta paga. Non si sa bene come definire oggi questo senso un giornalista. Fatto sta che nella conferenza stampa che ha definito il congresso il nulla, si è delegato Marco Beltranghi, Marco Pannella ha delegato Marco Beltranghi per esplicitare meglio i motivi della posizione critica in un apposito intervento congressuale. E poi ovviamente, ma poi neanche tanto, ovviamente si è confermata la promozione della candidatura di Rita Bernardini per la segreteria di Radicali Italiani. Poi ovviamente questo intervento di Marco Beltranghi c'è stato, con tutte le, diciamo, le esplicitazioni delle varie posizioni critiche. Comunque il congresso, a mio parere, ha espresso degli interventi interessanti, alcuni sono stati pieni di pathos, tra i quali segnalo quelli di Giulia Crivellini, di Emilio Martucci, peraltro intervistati da Libre TV, e anche Riccardo Maggi, ma anche di altri. Riccardo Maggi, che era stato in qualche modo prima del congresso accusato da Marco Pannella stesso di aver fatto sparire in qualche modo queste firme della raccolta firme Roma si muove, praticamente di qualche anno fa. E su Libre TV appunto aveva registrato una intervista in cui appunto Riccardo poi ha dato delle risposte a questa accusa. Per forza di cose, evidentemente perché il tema centrale era quello, la maggior parte degli interventi è stata concentrata sulla questione interna, importanza o meno di Radicali Italiani, la valutazione dell'Eurofatto, eccetera. Il clou, a mio parere, ovviamente, il clou si è avuto l'ultima serata in cui si è svolta una direzione fiume di Radicali Italiani, tutti presenti, cioè ovviamente sia la dirigenza uscente, sia il gruppo di firmatari, o almeno buona parte del gruppo dei firmatari, la lettera intestata appunto PRNTT. Che si è autodefinito appunto in questa occasione squadra. Le posizioni sono state esposte lungamente in 6 ore e mezza e a mio parere è emersa evidente una spaccatura tra i due gruppi, differenza di visioni sugli strumenti da usare, ma a mio parere anche di impostazione politica, non certo sugli scopi. Marco Pannella più volte sollecitato ha spiegato appunto che l'intestazione PRNTT della lettera è stata una cosa non voluta, quasi una svista. Una svista io direi moltiplicata 34 firmatari che non se ne sono accorti. Poi è anche vero che nella conversazione domenicale con Bordin la domenica è stata data un'altra versione. Da segnalare che Adelma Bonino non è arrivata questa lettera, come le dichiara, ha dichiarato in questa direzione. E la seconda, secondo me questa cosa fa il paio col fatto che Emma Bonino, pur candidando Rita Bernardini, ha dichiarato in questa direzione, anche nel suo intervento in congresso, di non condividere il giudizio negativo nei confronti della dirigenza uscente di Radicali Italiani. Mario Saderini ha posto alla squadra
come appunto si è definita, delle questioni a cui non è seguita risposta, e in chiusura ha assodato che nessuno dei presenti si sarebbe candidato come sfidante, diciamo, la candidata Rita Bernardini, la quale in uno dei suoi interventi in direzione ha ritirato la sua candidatura, evidentemente in modo non definitivo. Si è passati all'elaborazione delle candidature per le altre cariche. Per la tesoreria è stato individuato Valerio Federico, che sentirete a breve in un'intervista registrata in esclusiva per Libri TV questa sera stessa. E Valerio Federico ha posto il problema della continuità-discontinuità, nel senso che lui era disponibile, così ha detto, ma non si desiderava che la sua, non apprezzava appunto che la sua candidatura fosse intesa in discontinuità con la dirigenza attuale, cioè con quella che oggi possiamo chiamare la vecchia dirigenza. E poi si è scelta Laura Arconti, che non necessita di altre presentazioni, una radicale storica, come candidata per la presidenza. E le preoccupazioni sono sorte delle preoccupazioni espresse da Simone Sapienza, che ha esternato quella che lui sentiva come la non opportunità di questa candidatura, perché la considerava, diciamo, perdente rispetto al congresso, che appunto secondo lui, secondo la sua lettura, era tutto quanto in qualche modo spostato verso Silvio Viale, che comunque si sarebbe ricandidato alla presidenza. E anche questo, a mio parere, diciamo, questa preoccupazione poi fa il paio, ancora una volta, con questa espressione, con le preoccupazioni di Marco Pannella di organizzare una clac di eminenti della squadra nella sala congressuale per il momento della proposizione nel congresso della candidatura di Laura Arconti. Gli esiti congressuali sono stati quelli previsti, come sapete: Rina Bernardini segretaria, Valerio Federico tesoriere, Laura Arconti presidente. Tra l'altro Laura Arconti l'abbiamo anche intervistata, è stata molto gentile con Libri TV, l'abbiamo intervistata durante le operazioni di voto. A mio parere resta una ferita, o meglio una spaccatura nel movimento, purtroppo estesa spesso anche ai rapporti personali tra amici e militanti, ovviamente parlo per me, che si è solo pretestuosamente provato a vestire di contenuti politici, come per esempio la non empatia verso la battaglia per l'amnistia. Io penso che alla base da tempo ci siano due questioni urgenti irrisolte. La prima è la fatiscenza del partito radicale transnazionale, transpartito, da Marco Pannella eretto a totem, ma di fatto ormai una struttura evanescente, senza segretario, con un tesoriere che mi è stato riferito dalle persone vicine, ma non troppo, dimissionario, e poi non so appunto se queste dimissioni sono state ritirate o meno, che dovrebbe fare partito radicale, che dovrebbe fare un congresso e che dovrebbe essere il sole di una galassia di fatto nebulosizzatasi da tempo. Alcuni singoli astri, le associazioni costituenti, i satelliti di queste, per esempio le associazioni affiliate ai radicali italiani, in qualche modo per agire politicamente ciascuno nei propri ambiti all'interno di questa struttura sclerotizzata, pigra, forse anche un po' utopistica, hanno provato a cercare una certa autonomia per dare un senso e dare anche stimolo ad una militanza sempre più rarefatta, che tuttavia è presente, anche se non in grandi numeri, e agisce senza risparmiarsi, come può, con mezzi scarsissimi, e mi viene da pensare che forse a volte proprio per questo molto spesso è additata e accusata. La seconda questione è il fattore Berlusconi. Ebbene sì, anche in Casa Radicale io mi sento di avere questa opinione. Una fatua interna da parte di Marco Pannella colpisce regolarmente tutti coloro, militanti, dirigenti, associazioni locali, per esempio Radicali Roma o per esempio l'associazione torinese Aglietta, che a mio parere nell'ottica di una trasversalità e laicità puramente radicale, il vecchio adagio con chiunque, purché appunto si va con chiunque purché appoggi un certo progetto radicale, ebbene tutti questi gruppi una fatua nei confronti loro, perché considerano possibile un interlocutore anche nel mondo politico a sinistra di Berlusconi. Comunque, sentendomi in grande empatia con idee radicali da sempre, mi sento di fare ovviamente un augurio di buon lavoro ai nuovi organi dirigenti dei radicali italiani e che la sinergia regni tra loro. Questo volevo dirvi oggi. Ringrazio la regia, ovviamente, come sempre, di Donato Volpicella. Ricordo che Libri TV è un'associazione
che peraltro si autosostiene e ha semplificato le modalità di finanziamento, se vorrete e potrete, quindi ci sta sul sito la possibilità di finanziare, di sostenerci, e sostenerci nel senso anche voi iscrivendovi tramite carta di credito, postpay e così via. E quindi passerei con un certo ritardo a illustrarvi il palinsesto. Il palinsesto che è abbastanza ricco oggi, e dopo appunto la virgola, questo mio consueto vaniloquio, avremo alle 21.15, alle 20.45, scusate, a tavola con il femminismo, la consueta trasmissione curata da Giancarlo Calciolari, titolata Nel nome della madre, della figlia e della Spirita Santa. Conversazione con Paola Zaretti, psicanalista e consulente filosofica, autrice del libro appunto Nel nome della madre, della figlia e della Spirita Santa, con fine edizione, appunto condotta da Giancarlo Calciolari. 21.15, Voci Radicali, intitolato Rilanciare la speranza radicale, intervista con Valerio Federico, abbiamo registrata ieri, neo eletto tesoriere di Radicali Italiani. Alle 21.45, Voci Transnazionali Siria, torna questo appuntamento molto importante di aggiornamenti dal diciamo mondo, in questo caso appunto dalla Siria, quindi conversazione, ormai lo conoscete benissimo, con Shadi Amadi, giornalista ed esponente della comunità siriana. Alle 22.15 avremo spazio economia e mercati, open market, i commenti e le analisi sull'andamento dei mercati finanziari, lo spazio diciamo economia e finanza di Libri TV, curato da Alfredo Pauciulo. Alle 22.45 prevediamo, se non ci sono problemi, di chiudere le trasmissioni. Io vi ringrazio, continuate a seguire le nostre trasmissioni e se non potrete, potete rivederle comunque sia nell'on demand sul sito, potrete postarle, linkarle, farle girare se ritenete che possono essere interessanti in conversazioni su Facebook, ovunque. Vi ringrazio ancora e restituisco la linea alla regia, a più tardi.